Allora, finisce questa splendida stagione, le vittorie sono state tante e qui ci sono alcune delle protagoniste di questa splendida cavalcata. Potremmo iniziare dalla difesa, potremmo iniziare dall'attacco, iniziamo proprio dal capitano Mastro Francesco, una vittoria non questa cercata di questa stagione. Beh sì, diciamo che era il nostro obiettivo dall'inizio del campionato, ci abbiamo creduto tutti insieme, tutta la squadra, i mister ci hanno dato un grande supporto e io sono contentissima, abbiamo un gruppo fantastico, ci abbiamo creduto e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta. Allora, ce l'avete fatta, però bisogna ricordare un po' di retroscena, partiti dalla scorsa estate, poi qualche mancanza per qualche bella notizia, qualche infortunio di troppo, ti sei dovuta sacrificare veramente tanto in difesa. Sì, vabbè, l'ho fatto con piacere perché comunque è un ruolo che mi riesce bene, quindi ovviamente non vedo l'ora che ritorni Coletta per ricederle il posto, riprendermi il mio, però devo dire che ognuna di noi nel momento del bisogno si è sacrificata, ha giocato dove doveva, ha dato quello che doveva, abbiamo dato tutto, quest'anno veramente ognuna di noi ha dato veramente tutto e gli obiettivi che abbiamo raggiunto sono veramente fantastici, penso che abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere una stagione. Campionato, capocannoniere, 20 partite su 20, miglior difesa, non lo so che ho dimenticato, aiutatemi voi, ecco i nostri tifosi, abbiamo vinto tutto, non potevamo chiedere di più, siamo veramente un gruppo fantastico. Allora, Chiara Di Lorenzo, il tuo apporto su questa squadra è stato veramente fantastico, definita a bordo campo tante volte, non dal sottoscritto, però tante volte veramente come una giocatrice straordinaria e forse veramente un più. Ringrazio sicuramente chi mi ha definito in questo modo, ma secondo me non è una questione di singolo, abbiamo vinto questo campionato tutti insieme, fuori e dentro il campo, perché secondo me la fortuna di questa squadra è proprio che parte da fuori il tutto, l'unione, la forza. Il valore aggiunto è stato questo? Sì, sicuramente, poi vabbè, insieme è uno spettacolo, c'è niente da fare. Allora, Giulia Iello, quanti ne abbiamo segnati quest'anno? 60. Sono pochi, sono tanti, quanti sono? Sono abbastanza per prendere il capocannoniere, quindi vanno bene. Senti, l'emozione non la puoi trattenere, è difficile, se dovessi fare una dedica particolare? Se dovessi fare una dedica particolare la farei alla mia mamma, che non c'è più e lo dedico a lei. Bene, una dedica veramente preziosa, non solo per la squadra, non solo a livello personale, ma veramente ti ha trascinato anche lei. Sì, assolutamente. Mi seguiva quando ero bambina e mi segue sempre. Benissimo, adesso l'emozione è tanta. Rosa, perna rosa, forse il perno di questa squadra aggiunto quest'anno, qualcuno non lo vuole rimarcare, però noi l'abbiamo visto in tante partite. No, assolutamente credo di no, io penso che è stata la squadra, è il gruppo, io sono orgogliosa di loro, non è stato un campionato bellissimo, pieno di sacrifici, lo rifarei altre 100 volte, malgrado l'età, perché comunque sono tanti gli anni. E penso che comunque non abbiamo ancora finito, ci dobbiamo ancora togliere un bel sassolino dal piede. E allora, siamo prima di farvi salutare, una dedica personale, vi lascio un po' il microfono in mezzo, non è un qualcosa di preparato, una cosa un po' istantanea, con una tanta emozione che avete quattro, abbiamo detto sono alcune di quelle che hanno partecipato a questa straordinaria cavalcata, vi lascio il microfono. È proprio dedicate a chi meglio credete questa vittoria. Beh, noi penso che la dedichiamo a tutti quelli che hanno creduto in noi, partendo dai tifosi che sono amici, parenti, al mister Fabrizio, che grazie a lui che abbiamo una preparazione che ci fa stare un palmo sopra agli altri, quindi io ringrazio soprattutto la dirigenza, Coletta, Fabrizio, Mauro, che hanno creduto in noi, si sono sacrificati per noi e ci hanno insegnato quello che è veramente poi il valore della squadra. Io dedico questa vittoria soprattutto grazie a loro tre. Grazie. Grazie mister, grazie Coletta.